ci sono ombre ovunque, e non solo nel romanzo. Nora è circondata da personaggi che si muovono come ombre e con cui non riesce a comunicare. Lei stessa ha delle zone scure nelle sue giornate, dei lati irrisolti, contraddittori, delle paure, degli abbandoni, dei cedimenti. Poi ci sono le ombre che chiedono a Aurora di pregare per loro, che la costringono a pregare. Sono presenze non descrivibili, mutevoli, notturne, che diventano anche aspre, crudeli. Ho giocato molto sui contrasti, tra passato e presente, tra quotidiano e letterario, tra crudeltà e sentimento, alto e basso, corpo e spirito, comico e tragico. Ma l'approccio è vario. Ho raccontato il passato come se fosse l'oggi e il presente come se fosse ieri. I fatti più tragici sono raccontati spesso con un tono ironico, se non comico. Diciamo che è un romanzo di contrasti, ma soprattutto di conflitti non risolti, di paradossi non decifrati. Basta guardarsi attorno. Ovunque trovi spunti narrativi, momenti di sofferenza che darebbero dignità a un intero romanzo, attimi di comicità irresistibile e soprattutto pagine e pagine potenziali di paradossi, di assurdo, grumi enigmatici di esistenze. Basta guardarsi attorno, intercettare frammenti di conversazione per la strada. Oppure è sufficiente guardare dentro di noi, pescare nel serbatoio dei ricordi, dei rimorsi, dei rimpianti, delle speranze, delle paure. Basta prendere tutto questo, filtrarlo, mescolarlo, dare coerenza, sviluppo, trovare le parole giuste, evitando magari di far sentire troppo la propria presenza, tenendosi nell'ombra, insomma. Molti trovano che io sia cinico, o meglio, che lo sia il mio modo di raccontare. Credo che si riferiscano a quella specie di sarcasmo pacato, quasi dolce, con cui vedo le cose e le dico. Non credo di essere spietato o feroce. Certo, non mi diverto a raccontare il declino e l'infelicità o le angosce. Sarei un idiota se lo facessi. Però un po' di distacco sì, un po' di disincanto lo ammetto. C'è anche, come dire, molta pietà per i personaggi, per quelli che se la meritano, intendo. Lo provo soprattutto nelle fasi della revisione, della riscrittura, quando la sconfitta e il declino di questi personaggi mi balzano agli occhi con forza, come credo capiti a un normale lettore.